Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo, immerso nelle tenebre, ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra ed ombra di morte, una luce si è elevata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo loro padre, riassettavano le reti. E li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. E Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Incomincia in questa terza domenica del tempo ordinario la lettura del Vangelo di San Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto quest'anno, durante le domeniche ordinarie, quello del tempo ordinario. San Matteo è il primo degli evangelisti, il primo nell'ordine di elenco. Probabilmente non è stato il primo a scrivere, perché forse il Vangelo di San Marco è anteriore. Comunque è sempre il Vangelo di Gesù, perché sapete che la parola Vangelo significa appunto buona notizia. L'hanno detto gli angeli nella notte del Natale: Evangelizo vobis gaudium magnum, evangelizzo, vi do una bella notizia che vi riempirà di gioia, che sarà di gioia per tutti gli uomini, quelli non, naturalmente che accoglieranno questa notizia. E quindi il Vangelo, la notizia buona, è Gesù stesso, la sua persona. Infatti lui è la seconda persona della Santissima Trinità, chiamata il Verbo, la parola di Dio. È la parola eterna che Dio pronuncia. Dio non pronuncia nessun'altra parola che se stesso. E questa parola è una persona sussistente, la seconda persona della Trinità Santissima. San Giovanni, nel suo prologo al Vangelo, ci ricorda proprio questa generazione dall'eternità del Verbo di Dio, la parola del Padre, che poi si manifesta all'uomo e si fa linguaggio umano. È l'incarnazione, come se la parola eterna, impronunciabile in un certo senso perché trascende completamente il vocabolario umano, ma si fa parola umana, si fa linguaggio umano, usa il nostro vocabolario. Evidentemente questo ci dice anche la bontà di Dio, che si umilia. Come prende la nostra condizione umana, di creature umane, così poi assume
il linguaggio umano per rivolgersi all'uomo. E il Vangelo è anche detta la parola di Dio. È Gesù stesso che si rivolge agli uomini. Evidentemente poi Gesù cominciò a insegnare, ecco il tema di questa prima pagina del Vangelo di Matteo, che in un certo senso ci presenta già in riassunto tutto quello che Gesù ha fatto nel suo ministero pubblico. Nei 3 anni scarsi di attività pubblica, Gesù ha fatto questo che abbiamo letto, abbiamo sentito in questa pagina del Vangelo di Matteo, anche se a questa pagina San Matteo premette 2 capitoli che riguardano la vita d'infanzia di Gesù, la nascita di Gesù, appunto, non solo la generazione eterna di cui ci parla San Giovanni, Dio da Dio, luce da luce, la parola eterna del Padre, ma anche la generazione umana, la nascita della nostra condizione umana che ci è raccontata da Matteo e anche da San Luca. Con 2 prospettive diverse. Sapete che i Vangeli scritti, perché poi il Vangelo scritto è il terzo stadio, diciamo così, della parola. Il primo stadio è la parola stessa che è Cristo, figlio di Dio, la parola eterna del Padre, che poi si manifesta nel suo insegnamento. Il secondo stadio è quando questa parola di Dio viene consegnata agli apostoli. E gli apostoli la fanno risuonare nel mondo. Apostello, mando, gli apostoli furono, appunto, abbiamo ascoltato i primi chiamati. Pietro, era detto Simone, Gesù cambia la sua parola, il suo nome, e lo fa per indicare la missione a cui è chiamato. Sei Simone, ma ti chiamerai Pietro, anzi, nel testo originale è proprio pietra, roccia. Perché su questa roccia io edificherò la mia chiesa. E poi Giovanni e suo fratello Giacomo, i primi chiamati. Ora, a loro Gesù affida il Vangelo, la sua parola, il suo insegnamento. E gli apostoli cominceranno a proclamarlo nel mondo. Ecco il Vangelo orale, il Vangelo predicato dagli apostoli. Quella predicazione apostolica che poi rimane nella Chiesa, perché viene tramandata la tradizione della Chiesa con la T maiuscola, perché non sono come le tradizioni umane. In fondo ogni popolo ha le sue tradizioni, anzi ogni famiglia, in ogni nostra famiglia ci sono delle tradizioni familiari, cioè dei modi, dei comportamenti, delle celebrazioni che si tramandano di generazione in generazione, rimangono come un patrimonio della famiglia. Così la Chiesa, ecco, ha la sua tradizione, ma è una tradizione che riguarda l'insegnamento fatto dagli apostoli a viva voce nella loro catechesi. Un insegnamento che rimane nella Chiesa, viene tramandato e custodito dall'autorità della Chiesa. Ma ecco, parte di questo insegnamento degli apostoli, parte di questa catechesi, è stata poi messa in iscritto, un riassunto, le cose principali, e questo è il terzo stadio del Vangelo, quello scritto. E possediamo 4 redazioni scritte del Vangelo di Gesù, cioè l'insegnamento di Gesù, che poi è diventata catechesi degli apostoli, 4 stesure secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma il Vangelo è uno solo, è unico. E i 4 evangelisti, alcuni mettono dei particolari, altri mettono altri particolari dello stesso fatto, come qui dice San Matteo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 2 fratelli, Simone chiamato Pietro. San Giovanni dice che fu Gesù a chiamarlo Pietro. Quando lo vide venire, dice: tu sei Simone, ebbene ti chiamerai Pietro, perché su di te edificherò la mia chiesa. E così altri particolari vengono detti dai singoli apostoli che utilizzano quegli aspetti che sembrano più utili per la comunità a cui
hanno destinato il loro Vangelo. San Matteo, sappiamo, scrive soprattutto per i cristiani che provengono dal giudaismo e quindi che conoscevano molto bene le scritture, per esempio, conoscevano i profeti. Ed ecco perché San Matteo, più degli altri evangelisti, richiama le profezie. L'avete sentito anche in questa pagina, proprio nel presentare l'inizio dell'attività di Gesù in Galilea, la sua predicazione, cita la profezia di Isaia. Dice: nella terra di Zabulon e di Neftali, Zabulon e Neftali erano due figli di Giacobbe, due dei 12 figli di Giacobbe, da cui sono derivate poi le 12 tribù, le 12 famiglie, le 12 discendenze ebraiche, che quando arrivarono nella terra promessa, nella Palestina, si distribuirono il territorio e proprio la Galilea, a nord della Palestina, la Galilea fu occupata da queste due tribù, Zabulon e Neftali, per cui l'Apostolo indica come Galilea la terra in cui Gesù ha cominciato e soprattutto la terra dove ha svolto la maggior parte del suo lavoro, della sua attività pubblica. La chiama il territorio di Zabulon e di Neftali, intorno al lago di Tiberiade. Ebbene, San Matteo, che conosceva appunto, è una specie di scriba, lui ha raccolto le cose che Gesù ci ha insegnato in cinque grossi capitoli, diciamo così. Ma avremo modo, durante quest'anno, proprio percorrendo il Vangelo di Matteo, che ci farà in un certo senso da guida per conoscere più a fondo Gesù. Ed è questo il pensiero più importante che ricaviamo oggi dalla liturgia, conoscere più profondamente Gesù. Lo conosciamo attraverso la testimonianza di coloro che sono vissuti con lui. E infatti gli apostoli sono stati chiamati da Gesù perché stessero con lui giorno e notte, sempre, perché fossero testimoni e poi ricevessero i poteri della salvezza. Andate e battezzate, andate e rimettete i peccati, andate e fate questo in memoria di me, eccetera. Gesù consegna agli apostoli i poteri della salvezza. Andate e insegnate con autorità, l'autorità che non è vostra, non è l'autorità del Papa o dei Vescovi, è l'autorità di Cristo. Chi ascolta voi, ascolta me. Perché Gesù ha passato i suoi poteri agli apostoli. Quando la Chiesa rimette i peccati, non è la Chiesa che li rimette, è Cristo, perché il potere di rimettere i peccati è di Cristo. Questo potere lo ha partecipato alla Chiesa, la quale quindi ha il compito, lungo i secoli, nel tempo, il compito di far arrivare il Vangelo, l'insegnamento di Gesù a tutti i popoli della terra e a usare i poteri della salvezza che Gesù ha conquistato attraverso i sacramenti per comunicare la salvezza a tutte le anime. Questo è il compito della Chiesa. E il fondamento di questa Chiesa sono gli apostoli, paragonato, la Chiesa paragonata a un edificio, sono chiamati le colonne della Chiesa. Ma tutti noi partecipiamo alla Chiesa e siamo non le colonne della Chiesa, ma siamo le pietre vive che costituiscono la Chiesa. Ecco allora com'è importante che noi entriamo subito in questo discorso evangelico, l'insegnamento di Gesù che San Matteo paragona a una luce che si è accesa. Avete sentito, nella terra di Zabulon e di Neftali una grande luce si è accesa. Qual è questa luce? L'insegnamento di Gesù, il suo Vangelo, che diventa quindi, come dice un salmo, luce ai miei passi è la tua parola, o Signore. E allora questi, ecco, due pensieri che nascono proprio da quello che Gesù ha operato nei 3 anni della sua vita pubblica e che noi ascolteremo pagina per pagina in questo Vangelo durante le domeniche di quest'anno. Gesù ha insegnato, ha proclamato la verità, la parola del Padre, il suo Vangelo. È un Vangelo
cioè è una notizia, è un insegnamento che deve cambiare la nostra vita. Ecco perché dice convertitevi. Qual è il primo effetto della parola di Dio? Se la ascoltiamo, e la ascoltiamo con cuore disponibile, evidentemente. Qual è il primo effetto della parola di Dio? Quello di cambiare il nostro cuore, quello di convertirci, cioè di rivolgerci a Dio per cercare la nostra intimità con Lui, perché questa è la vita cristiana, è comunione con Dio. E allora il primo effetto della parola di Dio dovrebbe essere questo nel nostro cuore. E poi questo di chiamare gli apostoli a farli fondamento della Chiesa. Ripeto, noi non saremo fondamento della Chiesa, ma saremo però sì testimoni dell'incontro che abbiamo avuto con Cristo. E Gesù a tutti gli altri discepoli, agli apostoli, darà i poteri della salvezza, insegnate con autorità. Noi non insegneremo con autorità, ma però sì che testimonieremo, saremo testimoni della parola di Dio. Saremo testimoni dell'insegnamento di Gesù. Saremo testimoni di quello che Dio ha operato in noi attraverso la sua parola e attraverso i suoi sacramenti. Questa è la testimonianza cristiana. Questo è essere anche noi apostoli di Gesù Cristo. E sono questi due pensieri che possiamo fin da adesso, dalle prime pagine di San Matteo, raccogliere per la nostra anima. E subito ci domandiamo, ma io, che peso ha la parola di Gesù nella mia vita? Che importanza ha l'insegnamento di Cristo nel mio comportamento? E siccome alle volte seguire l'insegnamento di Gesù vuol dire andare controcorrente, vuol dire andare contro la mentalità dominante, quanto ha forza in me l'insegnamento di Gesù? E qual è l'atteggiamento che io ho nell'ascoltare la parola di Dio? Ho un cuore disponibile, aperto ad ascoltare, perché si ascolta col cuore, fratelli miei, non solo con le orecchie. Si ascolta col cuore. E qual è il mio atteggiamento interiore di fronte al Vangelo? Lo amo, lo cerco il Vangelo, lo prendo in mano anche per conto mio. E quando apro il Vangelo, a che cosa penso? Penso di avere un libro tra le mani. Certo, è anche un libro il Vangelo. Appunto, lo dicevo prima, il terzo stadio del Vangelo è il Vangelo scritto. Ma il Vangelo vero è la parola di Dio. E allora quando apro il Vangelo mi fermo soltanto a considerarlo un libro come fanno gli studiosi. Sapete che il Vangelo è il libro più analizzato e più studiato di ogni altro libro dell'antichità. Ci sono biblioteche intere di studi sul Vangelo. L'hanno passato parola per parola, virgola per virgola, analizzandolo da tutti i punti di vista. La critica storica ha preso il Vangelo e lo ha analizzato proprio altro che vivisezione. Non c'è documento dell'antichità che sia stato vagliato, analizzato e giudicato come il Vangelo. Se si usasse lo stesso criterio, lo stesso rigore critico che è stato usato per i Vangeli, nessun documento dell'antichità si salverebbe. Ripeto, biblioteche intere di studi sul Vangelo. Eppure sapete quanti di questi studiosi del Vangelo sono miscredenti? Perché considerano il Vangelo esclusivamente come un libro da analizzare, da vedere quali sono le fonti. Quante volte quella parola appare nel testo e quante varianti ci sono sul testo, eccetera. Tutta quella, uno studio pazzesco da un certo punto di vista. Ebbene, quando io prendo in mano il Vangelo, se lo considero soltanto un libro, può diventare un oggetto di studio o di critica. Ma quando apro il Vangelo e penso che è una persona viva che mi parla, fratelli miei, quando apro il Vangelo è Gesù stesso che mi parla. È quello che Gesù ha detto 2000 anni fa alle folle della Galilea e ai suoi discepoli, agli apostoli, lo dice adesso a me. Sono convinto di trovarmi di fronte a una persona che mi guarda e mi parla quando apro il Vangelo. Ecco l'atteggiamento interiore che dobbiamo avere nel leggere la parola di Dio,
nell'ascoltare l'insegnamento di Gesù. E allora davvero questo insegnamento avrà efficacia nella mia vita, convertirà il mio cuore, mi farà pensare in un modo secondo Dio e mi farà camminare in mezzo alle opinioni umane, in mezzo alle dottrine degli uomini che molte volte prescindono, anzi si oppongono diametralmente all'insegnamento di Gesù, eppure mi farà camminare la parola di Dio che io ho accolto nel mio cuore con fedeltà, con fortezza, con consapevolezza. Credendoci veramente, mi farà camminare in mezzo alle opinioni umane con questa fedeltà. E in questo modo posso diventare, ecco, seconda cosa, testimone del Vangelo in mezzo agli altri. Non si tratterà di fare i predicatori, non è il caso. Lo faranno quelli delle sette che fanno i predicatori. Noi cristiani non faremo né predicatori né le discussioni. Non metteremo il Vangelo e faremo una tavola rotonda per confrontare le opinioni. Il Vangelo non può essere oggetto di discussione. Il Vangelo è l'insegnamento di Cristo, è la parola di Dio, è la verità di Dio che o si accetta o si rifiuta. Non la si discute. Si discuteranno altre cose, si discuteranno le circostanze, le mentalità, tutto quello che volete, ma la parola di Dio è lì. E Gesù non ha mai permesso la discussione sul suo insegnamento. Ha sempre detto: volete andarvene? Andatevene. Ma questo è quello che io vi insegno. E allora, ecco questa fedeltà alla parola di Dio che diventa testimonianza nostra di fronte al mondo. E allora davvero saremo anche noi partecipi di quell'apostolato, di quella missione della Chiesa che vuol far arrivare il Vangelo di Cristo a tutti gli uomini e parteciperemo a quella salvezza che Cristo ha consegnato ai suoi apostoli, pietre vive nella Chiesa di Dio. Sono pensieri che ci aiutano a riflettere dentro di noi e ad amare il Vangelo perché vogliamo conoscere Gesù Cristo, vogliamo innamorarci di Lui, vogliamo seguirlo con fedeltà e vogliamo testimoniarlo senza timore, senza false vergogne, senza timori o pudori inammissibili. Vogliamo testimoniarlo nella nostra vita davanti al mondo di oggi e di domani.